Allora, io credo che sia una buona idea andare subito da Yusuke. Tanto i memento rimangono lì, quindi per ora non ci sono problemi. Però, no, beh, è la prima volta, quindi si sblocca in automatico il nostro rapporto con Yusuke. Non mi serve una persona adatta. Non a questo giro, almeno. Sono venuto a trovarti. Ah, devi avere molto tempo libero, allora. Vorrei parlarti. Potrebbe essere una buona occasione per rafforzare il mio legame con Yusuke. Phoenix, hai tempo? Parliamo. Ricordi quando ti parlavo della mia necessità di comprendere il cuore umano? Beh, sono in grande difficoltà e come potrò raggiungere la verità della bellezza pura? Phoenix, cosa posso dipingere per cogliere la reale natura del cuore umano? I memento! Oh, ci sono! I memento! Il desiderio che emana quel posto è la radice di ciò che significa essere umani. Incredibile! Hai un punto di vista davvero unico delle cose, sai? Ora che sappiamo dove andare, muoviamoci. Alla fine siamo andati comunque nel memento, anche se non è il mio obiettivo effettivo, quello di andare con Yusuke perlomeno. Questo regno distorto, pululante di ombre, l'incarnazione fisica dei desideri del cuore, la fonte da cui deriva la bellezza della Sayuri, può dar vita anche a creazioni così morbose. In realtà lo trovo molto affascinante. Il cuore è simile a un abisso. Quanto al motivo del mio blocco, sai, mi è venuta un'idea. In quell'altra dimensione ho potuto osservare la perversione del cuore di Madarame. In quegli istanti, l'arte in cui riponevo tutta la mia fede era distorta dalla sua avidità. In quel momento mi si è palesata tutta la bruttezza del mondo. Da allora la mia mano è esitante. Esiste la bellezza pura? E se sì, possono coglierla mani corrotte come quelle di Madarame? Riflettendo su questioni tanto profonde, mi sono allontanato dalla realtà. La mente mi si è riempita di dubbi. Ho faticato a trovare un motivo per prendere di nuovo in mano il pennello. E, a dire il vero, ancora adesso non ho risposte plausibili. Busto. Cosa c'è? Ti ha colto un irresistibile impulso di dipingere? Dammi il pennello. Ti prego di non mettermi fretta, ho solo bisogno di un altro po' di tempo. Ah, la persistente incertezza che per me è questo luogo. Avverto i miei sensi acuirsi. Sento che sto per avere una rivelazione. Ah, sì. Sono stato colto dall'ispirazione. Sì, che straordinaria composizione. Ah, il mio cuore. Io sono un'ombra. Che ineleganza. Vuoi dunque compiere la tua volontà distorta, stolta ombra? Ti farò a pezzi per aver interrotto il mio lavoro. Forza allora. Combattiamo. Io e te, Yusuke. Voi a cosa siete deboli? Al fuoco e al vento, eh? Non ho nessuna delle due, mi sa. Però sarebbe una buona volta per provare Raul, finalmente. Spettacolo fantasma! Benissimo, è andata bene. Oh, porca troia. E allora aumentiamo la nostra precisione, va? Kami. Ta ta. Papararam. Paratata. È andata bene il mio tentativo di addormentare tutti, dai. Va bene così. Allora esplosione nucleare, sia. Aia, che male. Dai. Congelali tutti. Clink, 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 clink. Ottimo colpo, Yusuke. Non ci siamo fatti neanche troppo danno. Parapapampa. Una carta bianca, come se non ne avessi, dai. Scusi. Forse mi sono lasciato trascinare un po' troppo. Sono felice che tu sia qui. Grazie, davvero. Sei come Teo. Di che stai parlando? Io sono io e basta. Di che stai parlando? Mi riferisco al fratello di Van Gogh, Theo. Van Gogh non raggiunse mai la fama in vita, ma suo fratello fu il suo primo ammiratore e sostenitore. Grazie. Ecco, non sono in molti a essere disposti ad avere a che fare con la mia eccentricità. A ogni modo, cos'hai in mano? Una carta? È la carta bianca che ha lasciato cadere l'ombra. Ah. Ogni volta che vedo un foglio in carta bianca, vengo colto da un irreprensibile impulso di disegnare. Posso? Certo, fai pure. Ah. Impossibile! Bene. Cosa?
Un risultato soddisfacente. Che ne pensi? Non male, vero? Presto il mio blocco sarà Aquapass. Recarme. Il mio disegno si è trasformato in una vera carta abilità. Un potere fantastico. Già. Phoenix, ti dispiacerebbe aiutarmi ancora? Se supererò il mio blocco, potrò aiutare il nostro gruppo come prima. E forse anche di più. Ci sono. Perché non stringiamo un altro patto, come fanno i veri ladri? Conto su di te. Sì, puoi contare su di me. Grazie Yusuke, sento la fiducia di Yusuke che ripone in me, ho sbagliato tutto. va bene così. Oggi, Madonna Santa, va tutto bene. Raul che fallisce il colpo. Beh, in realtà non è che ha fallito. Erano i nemici che non erano scriptati per dormire. Però va bene. Tra i tuoi effetti personali sono state ritrovate diverse carte. Tutte copie della stessa figura. Non ho idea di cosa te ne sia servito. Ma di sicuro conosci qualcun esperto nel disegno. L'allievo di Madarame, come hai detto prima. Cosa gli hai chiesto di fare? Dei falsi. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, l'imperatore, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Duplicazione delle carte. In realtà, grazie al suo dono di addio, possiamo usufruire di tutti quanti i bonus del disegno di Yusuke. Insomma, possiamo chiedergli di duplicare carte o di realizzare carte che ha già fatto. Per oggi abbiamo fatto abbastanza. Il bozzetto è completo. Finirò al dormitorio. Ti contatterò quando avrò finito. Grazie. Alla fine siamo andati in Memento, ma non nel modo in cui volevo io. Però speriamo. Ah, aspetta, domani è domenica. Io spero di poterci andare. Grazie per il tuo aiuto oggi. Mi hai aiutato a scoprire un'incredibile fonte di ispirazione. Devo dire che non credevo che le mie capacità artistiche sarebbero tornate utili ai ladri fantasma. Io invece sì. Rispetterò la mia parte d'accordo ed eseguirò al meglio il mio compito. Ti basterà chiedere. Sarò molto esigente, credimi. È così, puoi contare su di me, il mio pennello e i tuoi ordini. Grazie, ora dovrei andare. Devo effettuare gli ultimi ritocchi al più presto. Ah, per la prima volta dopo molto tempo, il mio pennello danzerà di nuovo. Grazie. Ci vediamo. Sono felice di essere stato utile, Yusuke. Molto felice. E spero che domani nessuno faccia domande. Chi è che mi scrive? Makoto? La giornalista mi ha risposto. Incredibile. Il bar Crossroad. È un messaggio di quella giornalista, vero? Vuole incontrarti lì proprio adesso. Pare che questo crossroad sia a Shinjuku. Un incontro a Shinjuku. Bel posto, mi piacerebbe andarci. Mi farei da accompagnatore? Dove hai imparato questo tipo di cose? A ogni modo, Shinjuku è un quartiere a luci rosse e pieno di tentazioni. Stai in guardia. Dovresti mandare un messaggio a tutti per avvisarli di quello che stai facendo. Già. Shinjuku di notte, eh? Sembra pericoloso. Dove ci incontriamo? Non venire, Ann. Se siamo in pochi, ci sposteremo più facilmente. Chiedo scusa, ma non ho il denaro per prendere il treno fin lì. Allora, anche tu puoi non venire. Andremo io e Phoenix, ok? D'accordo. Se ci va Phoenix, direi che non c'è altro motivo di preoccuparsi. Lasciamo tutto a voi. Ok, allora è deciso. Vediamoci a Shibuya. Fate attenzione. D'ora in poi mi assicurerò di risparmiare nel caso si verifichino altre situazioni come questa. Ma ti posso dare i soldi io, Yusuke, non è un problema. Aspetta, vuoi andarci con l'uniforme scolastica? Sarebbe meglio non farsi notare. Devi cambiarti prima di uscire. Già, sarebbe un'idea giusta. L'avrà fatto anche Ryuji? Sembra proprio di no. Hai addosso l'uniforme scolastica. Per forza, non ho avuto il tempo di tornare a casa. Tanto non se ne accorgerà nessuno, con la maglietta che indosso. Dai troppo nell'occhio. Tu dici? Pensavo fosse una cosa normale. E sono i pantaloni il problema, Ryuji.
perché tu pensi pure? Senti, non darmi la colpa quando la polizia ti avrà scoperto. Non preoccuparti, quel posto non è tanto diverso da Shibuya. Avanti, vi guiderò io. Per arrivare a Shinjuku probabilmente dovremo prendere la JL. Una volta fuori da questo edificio, i tornelli dovrebbero trovarsi sulla destra. Andiamo, dai. Ok, ti seguo, Ryuji. Sicuro che andrà tutto bene? Ah, lo spero. Lo spero proprio. Allora, hai detto che dobbiamo andare subito a destra, giusto? Quindi dovremmo andare di qua? Non lo so. Grande, andiamo a Shinjuku. Perfetto. Tanto è tutto nel navigatore, basta che io vado e lui fa. Perfetto, Shinjuku. Shinjuku è fuori dell'area coperta. Vabbè, pagheremo sto biglietto. Che ti devo dire, Mona? Eccoci qua. Wow, questo posto è luminoso anche di notte. Shinjuku è proprio unica. Finiscila di guardarti intorno. Sembri un turista. Stavo solo guardando se c'è un posto che, se c'è il posto che cerchiamo. Il bar Crossroad è un po' più avanti. Basta andare dritto e ci arriveremo. Benvenuto nel nostro izakaya. Puoi bere tutto quello che vuoi spendendo poco. Aspetta, sei minorenne? No. Oh, in tal caso torna tra un'ora o due. Perché ti sei fatto coinvolgere? Su, ignoralo. Ehi, amico, vuoi giocare un po'? Ne puoi toccare quanto ti pare, nessuna tariffa extra. Abbiamo le ragazze più belle della città. Non mi interessa. Dai, ti faccio uno sconto, che ne dici? Ignoralo, idiota. Non importa da che parte lo giri, resta sempre un tipo losco. Beh, sta facendo solo il suo lavoro. Hai un attimo? Sei uno studente, non dovresti essere in giro a quest'ora. Vado all'università. Proprio così, siamo adulti ormai. Ah, tu sei suo amico. Un momento, ho già visto il motivo di quei pantaloni. Forse al notiziario. Oh sì, quando parlavo dell'insegnante che maltrattava gli studenti. È un'uniforme scolastica quella. Merda. Voi dovete essere dei liceali, venite con me. Accidenti, ecco perché dicevo di non uscire in uniforme. Scappiamo. Quanto manca ancora? Non è colpa nostra se abbiamo dovuto fare quella deviazione. La nostra scuola è diventata famosa. Chiedo scusa. Avverto guai femminili per il ragazzo biondo. O forse qualcos'altro. A ogni modo, ti aspetto una terribile sciagura. Ti prego, lasciami leggere più a fondo il tuo futuro. Cosa? Io? Sì, ti consiglio di farti leggere il futuro. Ciò che dico accadrà sicuramente. Altre idiozie. Scusa, ma andiamo di fretta. E poi non credo in quella roba. Capisco, le mie scuse. Comunque, se dovessi cambiare idea, aspetterò in questo posto di notte. Ti auguro buona fortuna. Oh, eccola qua finalmente. Lei... lei ci costerà un po'. Ma finalmente potremo fare le cose che mi servono, credetemi. Eccolo qua, il bar Crossroad. Ehi, coso, non siamo abbastanza grandi qui. Sicuro che il posto sia questo? Birra, whisky, vino. La vita notturna passa per i bar. Non è una buona idea andare in uniforme. L'altra volta ci hanno beccati. Aspetta fuori. Sono venuto fino a Shinjuku e non posso neanche entrare. Va bene, ammazzerò il tempo qui intorno. Quando avete finito, fatemi sapere. Sei tu il coglione che è venuto in tuta? Benvenuto, benvenuto. Quanti anni hai, ragazzo? Spiacente, Lala-chan, è con me. Oh, stavolta te lo sei scelto molto giovane. Basta che non fai bere alcol a un minorenne, ok? Ehi là, buonasera. Lala-chan, prendo in prestito i posti in fondo. Accomodati pure, ti offro un bel bicchiere d'acqua. Vabbè, meglio di niente, no? Questa donna puzza di alcol. Che sorpresa, pensavo scherzassi, invece eccoti qui. Ammiro il tuo coraggio, quindi ti starò a sentire. Allora, cosa vuoi sapere? Chi controlla Shibuya? Oh, perché lo chiedi? Devo sbrigare dei affari e informazioni sul boss? Beh, so qualcosa in effetti. Potrei dirtelo, ma... Glughete. Hai presente i ladri fantasma di cuori? Sai, quel caso di cui parlano tutti ultimamente. Stavo svolgendo delle ricerche in merito agli arresti mentali, ma sono a corto di informazioni.
È per questo che sono in cerca di nuovo materiale su cui scrivere. Allora, hai qualche informazione su questi ladri fantasma? Sono queste le tue condizioni, quindi? Qualcosa del genere. Sei il ragazzo della Shujin, vero? L'ultima volta che ci siamo incontrati avevi la loro uniforme. Pensavo che magari potresti avere qualche informazione di prima mano sui ladri fantasma. D'altronde il primo caso è stato quello di Kamoshida, no? L'ideale sarebbe un bel reportage esclusivo su uno studente che ha subito degli abusi da Kamoshida. Se riuscirai a prendermi qualcuno che corrisponde a questa descrizione, lo apprezzerei molto. A quanto pare noi due non possiamo agire alla luce del sole. Allora, che ne dici? Uno studente che ha subito degli abusi. Oh, che ne dici di Mishima? Sembra che quel tipo stia sempre dalla parte dei ladri fantasma. Conosco qualcuno. Affare fatto allora. Più tardi mandami il numero del tuo amico. Ti conviene ringraziarmi. Se non fosse stato per la mia prontezza non avremmo fatto alcun progresso. Non è vero, ci avrei pensato anch'io. Ora che ci penso, quegli arresti mentali e quei ladri fantasma hanno un che di sovrannaturale. Che siano collegati. O forse sto viaggiando un po' troppo con la fantasia. O forse ho bevuto troppo. Oh, ti chiedo scusa. Ogni tanto mi capita di pensare ad alta voce. Stavi parlando a bassa voce, invece. E va bene, non si tratta esattamente di un anticipo, ma... Glugete. Junya Kaneshiro. Credo che sia lui l'uomo che stai cercando. Sì! Indaga su di lui, se sei così curioso. Ma non sono responsabile di quello che accadrà dopo. Lala-chan, possiamo avere un altro giro? Ci vuole un bel brindisi in onore di questa nuova conoscenza. Sarebbe un problema se restassi ancora. Ti converrà andare non appena avrai finito la tua acqua. Vabbè. Mio bicchierozzo d'acqua. Ce l'abbiamo fatta, finalmente abbiamo informazioni sul bersaglio. Incontriamoci con Ryuji. Com'è andata? Abbiamo fatto centro. Davvero, grande. Comunque, dovremo incontrarci il prima possibile. Sarò di fronte al cinema, vieni subito. È in quell'area aperta che hai superato sulla via del bar. Allora dobbiamo semplicemente tornare indietro da dove siamo venuti, eh? Va bene, andiamo. È là in fondo, insomma. Ryuji, eccoti. Ciao. Ehi, sono stufo di aspettarti. Hai scoperto nulla sul nostro prossimo bersaglio? Junya Kaneshiro! Abbassa la voce! Junya Kaneshiro. E in via. Ci siamo! Ok, dobbiamo solo scoprire qualcosa sulla distorsione. Poi possiamo dirigerci al palazzo. Proviamoci domani. Sarà meglio avere la squadra al completo. Giusto, dirò agli altri di vederci a Shibuya. È una cosa pazzesca, che gran preda, sono esaltatissimo. Oh, è vero, sarebbe perfetto, ma quella maglietta coi pantaloni a quadri, cavatemi gli occhi. Che diavolo sono? Oh, l'inferno non c'entra nulla, tesoro, io sono un angelo del paradiso. E io sono Julian, Julie, se ti senti in vena. Guarda quel viso, non diresti mai che è nella scena drag. Spieghiamogli le basi. Non puoi negarlo, ti abbiamo visto sbirciare dentro il crossroad. Bene tesoro, se sei curioso ti aiuteremo a diventare divino. Aspetta, ehi, non è come pensi. Coso, aiuto, di che stavo solo indagando qualcosa del genere. Stendili tutti, tigre. Hai intenzione di lasciarmi qui? E dai, il tuo migliore amico è in pericolo. Oh tesoro, sei sfrontato. E quegli zigomi... li adoro! Hai la stop per diventare una star! Segui la mia guida, Stallone, e il tuo nome sarà leggendario! Oh, so già che come vestirti! Ah! Beh, spero che Ryuji abbia trovato la sua vocazione o che ne esca vivo. Ehi, non c'è altro da fare qui per noi, vero? Torniamo a casa per stanotte. Mi dispiace per Ryuji. Dio mio, mi starà scrivendo. Hai trovato qualcosa? Minchia, Ryuji ha trovato qualcosa. Ho un nome. Ce l'hai fatta! Va bene, troviamoci domani al ritrovo. Va bene. Ryuji non sembra rispondere a questa conversazione. Dobbiamo contattarlo separatamente. Sono sicura che più tardi controllerà il telefono. Siamo praticamente già entrati nel palazzo di Kaneshiro. È stato sorprendentemente facile. Dobbiamo solo scoprire che cos'è.
Ma domani è domenica. Shinjuku è incredibile. Ehi, una ragazza mi ha scritto dicendo che le hai parlato di me. Dice che mi vuole conoscere. Che sta succedendo? E che tipo di ragazza è Oya-san? È innocente o una bomba sexy? Vedrai. Non prendermi in giro, non ci dormirò la notte. Oya-san ha detto che vuole parlare, non si può essere più diretti. Sta succedendo veramente. Non mi sto facendo un film. Lo scoprirai. Ah, non vedo l'ora. Tutto grazie a te. Ma mettere in piedi il fansite mi ha davvero cambiato. Sì, ce la posso fare. Non ti deluderò. In fondo mi hai presentato tu. E ti farò sapere se finiremo per uscire insieme. Sì, Mishima, tutto quello che vuoi. Sugiro, posso fare del curry? A quanto pare abbiamo finito gli ingredienti. Che palle. Caffè? Giusto, potresti chiedere a Kawakami di prepararlo per te. Però potrei anche chiederle di fare degli strumenti. Non sarebbe male. Facciamo del caffè allora. Sogiro, resti qui? No, se ne andrà sicuro via. Per oggi vado a casa. Che palle, Sogiro. Non interagisci più con me. Non mi vuoi più bene. Mi odi. Sono molto triste. Mi piaceva sentire quello che Sogiro diceva sul caffè. Era sempre interessante a modo suo. Ah, peccato. Dovrò attendere, a quanto pare. Come avete potuto piantarmi in asso ieri sera? Stavo per finire in un mondo che preferirei evitare. Di che stai parlando? Niente, comincia pure, Yusuke. Ok, ho inserito il nome di Kaneshiro nel Navi. E come ci aspettavamo, ha funzionato. Ora servono le altre due parole chiave, ciò che lui considera come il suo palazzo e la sua posizione. Ma a parte le sue vittime che si aggirano qui intorno, non abbiamo altri indizi. Ci toccherà provare con qualsiasi parola chiave ci venga in mente. Ma è impossibile, avete idea di quanti edifici ci sono a Shibuya? Non ti lamentare. Se scopriamo come è fatto il suo palazzo, potremmo individuarne la posizione di conseguenza. Probabilmente si tratta di un luogo sul quale esercita un controllo totale. Un parco, forse. Gli piace il denaro, quindi una piscina piena di soldi. Le ho viste su internet. No, non ci siamo. Tu che ne dici, Phoenix? Hai qualche idea? Una banca. Capisco. Ok, funziona. Dunque v'è qualcosa in questa città che egli considera come la sua banca personale? Pensavo fosse qualcosa di meno realistico. Allora è tutto qui, eh? E quale può essere il luogo che Kaneshiro vede come la sua banca? Se parliamo di un posto in cui tiene i suoi soldi, magari potrebbe essere il suo nascondiglio. E che ne dite di una vera banca? In quel caso la sua cognizione non sarebbe affatto distorta. Merda, così non andiamo da nessuna parte. Non è facile da spiegare, ma forse dovremmo provare a pensare fuori dagli schemi. I palazzi emanano una sorta di follia viscerale. Credo che stiamo tralasciando questo aspetto. Ma di che cacchio stai parlando? Questo palazzo è la banca di un uomo che estorce denaro con atti criminali. È qualcosa di più. Ma in quale altro modo dovremmo pensare? Oh, potrebbe essere un posto dal quale si prelevano dei soldi. Un momento, non pensate che possa avere a che fare con le vittime? Lui preleva i soldi dalle loro tasche, no? Significa che la sua banca è ovunque si trovi la gente. È terribile, ma potresti avere ragione. Oh, ma dai! Di quante persone si sarà approfittato Kaneshiro in tutta Shibuya? Aspetta un secondo. Funziona. Aspetta, che cosa? Ho detto la parola giusta. Il luogo che Kaneshiro vede come la sua banca è tutta Shibuya. Cosa? Tipo l'intero quartiere? Beh, è dove si trova le sue vittime. A quanto pare è un criminale veramente pericoloso. Un momento però, sarà il caso di entrare in palazzo da qui, con tutta questa gente. Brava Anna. Ah, se da un cestino sparisse una cartaccia, se ne accorgerebbe qualcuno. Qui non è tanto diverso. Bene, dunque, andiamo. In mezzo alla folla, così spudoratamente, ragazzi? Ok, va bene. Va bene, quindi non stiamo trascinando nessuno nel metaverso. No. E quelli cosa sono?
Bancomat umani. Deve essere il modo in cui percepisce le persone. Dunque questo è ciò che Kaneshiro considera una banca. Non pensavo si trattasse dell'intero quartiere. Guardatevi intorno. La distorsione si estende sull'intera Shibuya. Che vuoi dire? Oh, è vero. Anche quando eravamo nel castello e nel museo, la città al di fuori sembrava normale. Nella sua ottica, la popolazione di Shibuya è la sua benefattrice. Nulla di strano per un boss della mafia. Ci conviene individuare la sua posizione di Kaneshiro e rubare il suo tesoro il prima possibile. Già, il suo nascondiglio deve essere qui da qualche parte. Cerchiamolo. Comunque, cerchiamo una banca qui da qualche parte, dovrebbe essercene una enorme. Guarda questo posto tutto ricoperto di soldi, anche le macchinette. Guardate, quel tipo tremante laggiù, sarà una vittima, proviamo a parlargli. Oh, poveraccio. Queste persone ce l'hanno una bocca. Scusi, possiamo... Ah, ti prego, perdonami. Dov'è Kaneshiro? Li ho finiti, ti prego. Non ho più uno yen, lo giuro. Wow, tranquillo, non vogliamo derubarti o cose del genere. Per favore, non voglio finire come tutti gli altri. Sei stato aggredito. È senza dubbio una vittima, non ci si può parlare normalmente. Proviamo con qualcun altro. Andiamo a cercarne un altro. Quelli sono... È terribile, sono tutte persone vere, giusto? È una cazzo di follia. Non credo che si possa parlare con loro. E beh, oh, altri anche qui, guarda. Queste sono tutte vittime di Kaneshiro. Sembra proprio di sì, ma non c'è nessuno con cui parlare, né tantomeno banche. Facciamo un altro giro per la stazione. Forse abbiamo tralasciato qualcosa di importante. Andiamo a vedere. Tipo questi? Oh, guarda, credete che anche quella sia una sua vittima? Scusi, possiamo parlare un momento? Siamo... Non c'è niente da fare, è la fine. Farò la loro stessa fine. Dov'è Kaneshiro? Da quale altro posto? Un luogo in cui non lascia tracce. Saperlo non vi aiuterà comunque. Cosa vorrà dire? Ehi, devi dirci qualcosa di più di... Sono troppo stanco, lasciatemi riposare. Aia. Non credo che parlerà. Kaneshiro non lascia tracce. È inteso letteralmente o in senso figurato? Ehi, perché non ripensiamo alle informazioni che abbiamo? Sembra come se fossero caduti da molto in alto. E guarda le banconote dove stanno andando. Non stanno scendendo, stanno salendo. Un momento, sono caduti da un luogo in cui Kaneshiro non lascia tracce. Quindi in realtà sono stati lanciati da qualche punto in alto. Come una specie di grattacielo. Qui intorno non ce ne sono, quindi non credo. Aspettate, quello cos'è? Tan tan tan. È quello? Sospeso in aria, ecco perché non riuscivamo a trovarlo. Kaneshiro non lascia tracce, eh? Grazie tante, se ne sta per aria. Quindi, come arriviamo lassù? Morgana, puoi trasformarti in un elicottero. No, solo in un furgone. Sei inutile, ma dai, non hai qualche gadget segreto o qualche altra roba del genere? Finiscila, non sono mica un gatto robot. Anzi, non sono neanche un gatto. Forse per oggi non possiamo fare altro. Dobbiamo trovare un modo per salire lì sopra. Ci penseremo domani, ok? D'accordo. Ora però ci conviene uscire da qui. Andiamo. Andiamo allora. Ed è diventata subito sera. Mannaggia. Un'altra giornata persa. Ho ricevuto una mail da Oya. Buonasera. È quella donna che puzza di alcol. Hai un minuto? Sì, dimmi. Perfetto, ho un consiglio da darti. Riguarda quel Kaneshiro, è più pericoloso di quanto pensassi. La polizia non l'ha ancora rintracciato, perciò ho scavato un po' più a fondo. Sembra che abbia legami con dei tipi davvero poco raccomandabili. Non aggiungo altro. Tipi poco raccomandabili? Un adolescente come te non dovrebbe mischiarsi in queste cose. Devi farti da parte, capito?
Beh, è tutto quello che volevo dirti. Ci vediamo. Dimostrare che siamo nel giusto non sarà facile. Sarà meglio discuterne domani insieme a tutti gli altri. Già. Visto che sono stato nel metaverso, ecco, troviamo il palazzo e quello in cielo. Che rottura. Sono sicuro che anche la polizia è stanca di quel tizio. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi dargli un'occhiata? Minchia, tutte queste domeniche che non c'è stato, quanta roba mi sarò perso. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Il primo è il set regalo di sostegno. Datelo a chi è sempre indaffarato e andrete certo d'accordo. Una sveglia chiassosa, una maschera di bellezza. Entrambi gli oggetti in un set unico, incredibile. Ma non è finita, c'è dell'altro. Il prossimo set è il risveglio impegnato. Con questo non cederete mai. Riandrin, recupero 100 mg. Fanno parte di un unico set, incredibile. Wow, sono due oggetti fantastici. Non saprei quale scegliere. È prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto. Non vedrete mai più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne restano davvero pochi. È la vostra occasione per comprare, comprare, comprare. Pare che i telefoni stiano squillando. Costano uguale. E io sceglierò questo. Grazie. Trink. Oh, ci ha contattato un altro acquirente. Grazie infinite. Oh, sono entrambi esauriti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine verrà consegnato il prima possibile. Domani. A presto allora. Alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. E mise giù. Ora dobbiamo solo aspettare. In realtà io vorrei vedere una cosa. Kawakami. Oi. Sembri stanco? Beh, dopo tutto, sei stato nel metaverso. Puoi chiamare Kawakami per farti fare le faccende di casa, ma prima scegli che incarico assegnarle. Ma io vorrei un massaggio. No, no, dannazione. Curry? Ehi, ci sono un po' di ingredienti per il curry. Prepari un po' di curry? Minchia. Oh, stai preparando la cena. Sto tornando a casa, ma attenzione ai fornelli, ok? Grazie, Sojiro. Finalmente scoprirò un altro segreto del curry. Sembra che stia andando bene per adesso. A proposito, cos'era quella salsa appiccicosa che è giunto? La soia? Il miele. Il miele è un nettare floreale raccolto dalle api. Come ingrediente segreto del curry, ammorbidisce la carne e aggiunge dolcezza. Il miele dona profondità al profilo gustativo del curry, senza indebolire gli aromi. Ottimo! Wow, non credevo che il miele stesse bene con il curry piccante. Non si finisce mai di imparare. Mescoli tutto con tale slancio. E se l'ingrediente segreto fosse la fiducia in se stessi? L'importante è scoprire queste nuove cose. Io prima o poi voglio provare a mettere la mela grattugiata nel curry. Voglio vedere com'è. Voglio vedere se esce bene. Minchia, è buono. Sembri proprio fiero di te. Curry del maestro. Sarà meglio andare a dormire. Esatto. E vai, finalmente abbiamo fatto un po' di curry. Ho riflettuto molto ultimamente. A proposito di quell'adri fantasma, intendo dire. Se papà fosse ancora vivo... Scusa, io non dovrei parlare a tavola. Tranquilla, continua pure. Mi chiedevo soltanto se lui non sarebbe stato dalla loro parte, tutto qui. Se trovi il tempo per pensare a queste cose, è solo perché sei a carico di qualcun altro. Non è... Hai un tetto, cibo e vestiti, senza che tu debba muovere un muscolo. Io non ho mai avuto il tempo per pensare a simili idiozie. Ti chiedi se papà ne sarebbe contento, eh? A me non importa. È morto inseguendo chissà quale altro ideale di giustizia, lasciando a noi tutte le responsabilità. Stavo solo cercando di dire... Non pensi che sia arrivato il momento di crescere e prendere atto della nostra situazione? In questo momento mi sei del tutto inutile. Non fai altro che consumare la mia vita giorno dopo giorno. Minchia, che stronza. Scusa, me lo potevo risparmiare. Sono molto stanca. Cenerò fuori da domani in poi. Povera Makoto, comunque. Non la si può odiare. Le si vuole bene, nonostante faccia un po' la stronza. All'inizio. Ultimamente ho visto molti show televisivi di questi ladri fantasma di cuore. Salve, siamo qui. Mi chiedo perché disturbarsi a rubare dei cuori. Non ci si può far nulla e non valgono niente.
Vai a venderli nel mercato degli organi, poi ne vediamo se non valgono niente. Se fossi loro, prenderei di mira qualcosa con un concreto valore economico, tipo l'oro. A tal proposito, c'è un'altra tipologia di metallo molto preziosa, a modo suo. Questi metalli sono chiamati minori e vengono impiegati in molti componenti elettronici. Infatti, molti di voi ne avranno un po' addosso in questo momento. Le vostre tasche, in borsa... Stavi ascoltando, Takamaki-san? Fammi un esempio di qualcosa che avete tutti e che contiene metalli minori. Cosa? Cioè... Ehi, Lady Anne è chiaramente in preda al panico. Fai il bravo ragazzo e aiutala. Wow, non saprei. Scusa, Phoenix, puoi aiutarmi? Qualcosa che impiega metalli minori e tutti ne abbiamo qualcosa di simile addosso. Un momento, ho un rossetto, il mio smartphone e il mascara. Che ne dici, Phoenix? Uno di questi presenta tracce di metallo giusto? Lo smartphone. Il mio smartphone? Oh già, avevo detto qualcosa riguardo nei componenti elettronici, giusto? Allora la risposta deve essere il mio smartphone. Esattamente. Molti metalli minori vengono estratti in Cina. Certi paesi hanno semplicemente più risorse. Riserve. Il 90% dei metalli minori utilizzati in Giappone viene importato. Anche molti dei rifiuti riciclabili che gettiamo via contengono metalli minori. In altre parole, una discarica vale più di un misero cuore. Grazie per l'aiuto. Bene, Lady Anne sembra sollevata. Mi fa piacere. Oggi tra l'altro lunedì potrei andare da Maruki se lui vuole. Wow, ci sai fare con lo studio, notevole. Non abbiamo ottenuto niente. Abbiamo esaurito la fortuna. Un palazzo in cielo, non è giusto. Se solo potessimo contattare il vero Kaneshiro. Eh? Cosa vuoi? Niente di particolare. Vi ho visti mentre passavo di qui. Ah sì? Sembra che abbiate qualche difficoltà. Sei venuta a controllarci? Sarai anche la presidentessa del consiglio studentesco, ma per quanto ci riguarda sei inutile. Inutile? In questo momento mi sei del tutto inutile. Non fai altro che consumare la mia vita giorno dopo giorno. Francamente, sì. Resta pure a guardare dall'alto del tuo piedistallo. O forse preferisci origliare. Ti riesci così bene. Quindi volete entrare in contatto con Kaneshiro? Perché è di questo che stavate parlando, o sbaglio? Immagino che vogliate sapere come dove trovarlo. Già, è l'unico modo. Ehi, non devi per forza dirle la verità. Dunque non sei altro che una brava ragazza un po' ingenua. In questo momento mi sei del tutto inutile. Io non sono così. Come dici? Va bene, vi aiuterò a trovare Kaneshiro. Cosa avrei in mente di fare? Aveva uno sguardo così serio. Possibile che sappia veramente dove si trova Kaneshiro? Ne dubito fortemente. Non mi piaceva quell'espressione così severa. Ah, che l'è preso? Qualcosa sta per smuoversi. C'è troppa gente qui. Non la troveremo mai. Pronto? Sono io, Makoto Nijima. Resta in linea ed ascolta, e assicurati di registrare la chiamata. Chi è? Voi conoscete Kaneshiro? Cosa? Che idiota, ma che fa? Mi hanno detto che avrei trovato un certo Kaneshiro se fossi venuta a Central Street. Central Street? Si sta mettendo nei guai. Dove vuoi arrivare? Sta ricattando gli studenti della Shujin Academy, non è forse così? Ditegli che ne parlerò con la polizia se non vorrà incontrarmi. Stai cercando di farti ammazzare o cosa? Ti vuole incontrare? Sali.
Niente scherzi, portatemi da Kaneshiro. Ha detto sali, cazzo. Ehi, quelli non erano... Sono quei tipi che abbiamo incontrato l'altro giorno. Allora è vero, avevano a che fare con Kaneshiro. E ancora il telefono. Chiama Kaneshiro-san, digli che ne abbiamo presa una. Dove stiamo andando? Non possiamo farle niente, vero? È anche un cliente... è una cliente di Kaneshiro-san. Ehi, vi ho fatto una domanda. Dove stiamo andando? Dobbiamo seguirli. Ryuji, ferma un taxi. Io... Ok, ho preso la loro targa. La mia destrezza con la carta e la penna ci è tornata utile. Oh merda, mi ha ignorato. Cazzo, ho detto fermo. Ryuji, salite, presto. Allora, sei davvero il presidente del consiglio studentesco della Shujin, eh? Sai cosa succede a chi si mette contro di me, vero? Allora, di chi è questo numero? Il tuo ragazzo? Ma che diavolo? E voi chi cazzo siete? Nijima-san! Cosa diavolo l'avete fatto? Oh, ho capito! Vi siete fatti seguire, coglioni! Porca paletta! La borsa che hai visto l'altro giorno, quella di coccodrillo, quanto costava? Tipo 3 milioni? Tieni. Oh, sul serio? Ringraziali quelli là. Cosa? Ora sono proprio incazzato. Sapete come si dice, no? Spendere soldi aiuta ad alleviare lo stress. Ed è colpa vostra, è di colpa di voi stronzetti che più imbate qui e ficcate il naso come se fosse casa vostra. Vedete questo spazio vuoto? Mi dà un tale fastidio che ora mi manchino quei 3 milioni e mi farà incazzare ancora di più se non riuscirò a riempirlo. Sono un perfezionista, sapete? Quindi, buona fortuna. E questo che significa? Clic! Avanti, siete così tesi. Penso che la chiamerò adolescenti disoccupati in discoteca. Dissoluti in discoteca. Che dite? Posso mandarla alla vostra scuola? Ma è... Oh merda, nella foto si vedono alcolici e sigarette. E forse anche della droga. Ah, è un vero spasso. I coglioncelli come voi sono il mio nutrimento. Quello lo capisci, piccola tenera presidentessa? Ora statemi a sentire. Andate alla polizia e vi spezzerò uno a uno, a cominciare dalle vostre famiglie. Vi darei il classico mese di tempo, ma avete un gruppetto così numeroso. 3 settimane. È il tempo che avete per portarmi 3 milioni di yen. Se vuoi io ce li ho. Implorare mamma e papà non sarà così difficile. Tra non molto riceveranno i bonus estivi, sapete? Ora sparite dalla mia vista. Voglio spassarmela un po'. Cosa? Al diavolo! Lascialo perdere. Ciò che conta adesso è l'incolumità di Makoto. 3 milioni di yen in 3 settimane. Le cose si mettono decisamente male. Basta andare nel memento e rubare tutto quello che troviamo, no? Mi dispiace tanto. Non volevo trascinarvi in tutto questo. Ma non mi dire. Sono stata stupida. Ne convengo purtroppo. Avresti dovuto aspettarti un simile sviluppo. Ehi, Yusuke. Ero così presa dall'idea di dovermi rendere utile. Ok, basta scusarsi. Quel che è fatto e causerò dei problemi anche a mia sorella. Tua sorella? Ha una sorella grande. Ha un lavoro prestigioso ed è una persona migliore di me. Dalla scomparsa di papà 3 anni fa sono successe un sacco di cose. Ora stiamo solo io e lei in quella casa. Ma io sono ancora una ragazzina e non sono altro che un peso per lei. Ah,
Ed è per questo che sei stata così avventata. Volevo rendermi utile a qualcuno. Sai, non conosco la tua situazione, ma non ti sembra di esagerare quando dici di essere inutile? Ma è la verità. E in particolare devo scusarmi con te per quel che è successo. Ora che ci penso, potrebbe darsi che sia stata l'intera scuola a coprire Kamoshida. Avevo i miei sospetti, ma non sono riuscita a fare nulla. Anzi no, io non ho fatto nulla. Se davvero avessi voluto dare una mano, forse ce l'avrei fatta. Ah, forse sono io che la gente chiama la feccia dell'umanità. La vera feccia non parlerebbe così di se stessa. Per me non è stato tanto diverso. Ero la più vicina a Shio, eppure non ho fatto nulla per lei. E comunque la colpa resta di Kamoshida. Shio pensa questo lo sa, e lo so bene anch'io. Takamaki-san, anche tu sentivi di non avere un posto nel mondo, dico bene? Anch'io. Non lasceremo che gli altri cadano vittima di questo. Allora, adesso come procediamo? Ai soldi penserò io, in qualche modo. Quindi vi prego, possiamo chiudere questa storia di Kaneshiro? Non se ne parla, siamo tutti coinvolti. Non possiamo più lasciarti prendere questo tipo di iniziative. Rischi solo di peggiorare la situazione. Se solo potessimo fare qualcosa a proposito di quella banca. Ryuji. Banca? Ma certo, la banca. Lei non è affatto inutile, potrebbe essere la chiave di tutto. Statemi a sentire, ragazzi. La chiave? Cosa intendi dire? Un gatto? È tutto ok. Siamo diventati dei bersagli per Kaneshiro, e questo ci rende dei clienti della sua banca. Capisco, dunque non potevamo entrare perché non ci considerava i suoi clienti. E non trovate che lei in particolare sia una cliente molto speciale? Portiamola con noi, d'altronde è responsabile di questa situazione. Wow, non ci ho capito niente di niente. Ha agito con temerarietà, rischiando la sua stessa vita. Ha il diritto di sapere, come minimo. Vuoi venire con noi? Cosa? Un momento, venire dove? Già, dove andiamo? Non ne ho idea. Forza, hai memento! Stavo girando un film, scusatemi. Una volpe! Fox. Chiamami Fox. Fate piano, le ombre potrebbero sentirci. Un mostro! Gatto! No! È Morgana, il gatto che stava nella borsa di Phoenix. Questo è ciò che succede quando veniamo qui. Questa voce... Takamaki-san! Dove ci troviamo? Siamo... Beh, ci troviamo nel mondo che sta all'interno del cuore di Kaneshiro. Cosa? È una realtà alternativa in cui prendono forma i desideri distorti di Kaneshiro. Una realtà alternativa? Un oggetto volante! Questa è la realtà! Santo cielo! Vi chiedo scusa, è solo... Però no, se tutto questo esiste, non posso metterlo in dubbio. Una realtà che prende forma dal cuore di qualcuno. Per caso è come l'applicazione delle illusioni ottiche della psicologia sociale cognitiva. Non ne abbiamo più la pallida idea. Capisco, quindi rubare il cuore a qualcuno è come... È un po' come sovrascrivere la sua cognizione. Credo di aver capito come funziona. È molto più avanti di te o sbaglio? Siamo quasi allo stesso livello. Allora significa che in questo mondo, da qualche parte, c'è una versione bancomat di me stessa. Forse, comunque rubando il tesoro di Kaneshiro, possiamo risvegliare il cuore e farlo confessare. Ammesso che vada tutto per il verso giusto, ovviamente. Puoi scommetterci. Se manderemo al tappeto uno come Kaneshiro, ci noteranno tutti di sicuro. E la nostra giustizia si farà implacabile. Se dovessimo farcela, dite che servirà a infondere coraggio nelle persone in difficoltà.
Per il bene delle persone in difficoltà, eh? È proprio quello che diceva mio padre. Tuo padre? No, non farci caso. Volete entrare nella banca, eh? Allora andiamo. Ormai sono una loro cliente, no? Dovranno per forza lasciarmi entrare. No. Sul serio? Ci è venuta incontro! Proprio come avevo calcolato. Trasformazione Morgana? No, stavolta no, strano. Anche dopo la chiusura è possibile entrare in banca facendo uso della propria carta. Avete presente, no? Così ho pensato che in qualità di cliente io sarei potuta entrare. Dopotutto, per Kaneshiro rappresenta una fonte di guadagno. Beh, non fa una piega. Wow, questo posto è enorme. Non sono abituato ad andare in banca. La cosa mi rende un po' nervoso. Entrare in banca con questi costumi rende tutto così evidente. Siamo dei rapinatori in piena regola. Puoi dirlo forte. Credo che incontreremo parecchie ombre da qui in avanti. Che significa? Ci sono delle creature nemiche che ci attaccano in questi posti. Capisco. Io conosco l'Aikido. Non vi preoccupate, so come difendermi. L'autodifesa non può molto contro le ombre, ma è meglio di niente. Dobbiamo entrare da davanti, vero? Io sono un cliente onorario, è meglio che mi comporti come tale. Vi sarò utile, ragazzi, vedrete. L'importante è che ci credi, Makoto. Bene, entriamo. Sì, direi che è proprio il momento giusto per entrare. Questa suonata di flauto. D'accordo, andiamo. Siamo delle mosche. Cosa ci fate qui? Sapevo che sarebbe successo. Fatevi sotto. No, 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 un momento. Lei è un cliente di Kaneshiro. Vorrei parlare con il presidente della banca. Mi scusi, ha un appuntamento? Gli devo parlare, lasciatemi passare. Fatevi avanti. Ho sbagliato, era fatevi passare. Quella voce è Kaneshiro. Ehi, in banca ci sono i presidenti. Sì, ma non sono coinvolti nella politica, in teoria. Attendere, prego. La reception è a destra, sul retro. Vi consiglio di... ho sbagliato voce. Vi consiglio caldamente di non tentare di andare altrove. Ok, quindi a destra. E poi tutto dritto. La reception è oltre quella porta. Ok. E ora? La reception a destra, non andare da altre parti. Va bene. Da questo posto è enorme. È una banca, sì. Eccoci qua. Questa è la reception, sbrigatevi ad entrare. Va bene, con calma. Più che una reception sembra una sala conferenza. Montagna di soldi. Quanti gyudon potrei mangiare con questi? Accesso non autorizzato. Ah, voce dell'ombra. Accesso non autorizzato, danneggiamento di proprietà e altri disordini. Per un totale di 3 milioni di yen. Sei qui per questo, adorabile Miss Presidentessa, vero? Non deve essere facile recuperare tutti quei soldi, ma sono disposto a concedervi un prestito. Allora annullerei tutto. No, è un prestito. E il tasso di interesse è del 10% al giorno. Un interesse del 10% al giorno? Questo significa 300.000 yen al giorno. Non c'è motivo di allarmarsi. Per gente come voi posso offrire un'opzione più ragionevole. Era il tuo piano fin dall'inizio, vero? Davvero molto perspicace, Nijima-san. O forse dovrei dire la sorella minore del procuratore, la bellissima Sai Nijima. E questo come lo sai? Non dovresti sottovalutare la nostra rete informativa. Oh, che rare delizie mi sono cadute dal cielo.
Finiscila, sei ridicolo. Le donne giovani sono ottime risorse. Sono deboli, socialmente, fisicamente e mentalmente. È come se esistessero semplicemente per essere divorate dai più forti. E probabilmente è così, fin dall'alba dei tempi. Sei un essere spregevole. Preparati, Kaneshiro. Presto il tuo tesoro sarà nelle nostre mani. Non fatemi ridere, inutili radruncoli. La mia roccaforte è dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza. E un sacco di guardie. La gente è disposta a fare di tutto per i soldi. Privarvi della vita per me sarà un gioco da ragazzi. Prendeteli. Forse è il momento di combattere, che ne dite ragazzi? Sono gli ordini di Kaneshiro-sama, eliminateli all'istante. A cosa siete deboli, Cicci? Resistete ai colpi fisici, ma forse l'ombra è un vostro punto debole. E in questo momento non ho neanche attacchi magici a parte le flecce e l'esplosione nucleare. A sto punto... Explosion! Minchia, scoppiati. La prima squadra è stata eliminata, mandate rinforzi. I bersagli sono ancora in vita, dobbiamo liquidarli a tutti i costi. Stavo sbagliando. Io sono abbastanza sicuro che voi non vi addormenterete, vero? Giusto per provare ci provo. Oh, ha funzionato. Che culo. Io direi che un attacco qualsiasi tipo zio possa andare bene. Poi passiamo la palla al balzo ad Anna, che anche lei c'è danni tecnici aumentati. Persona Aghi. Muori, staronzo! I bersagli sono bloccati qui, ci servono altri rinforzi! Non lasciateli scappare, dobbiamo liquidarli! Chi è il prossimo? Tu! Tu sei grosso e cattivo. Ma che non finiscono mai! Sono stati veramente ingaggiati in cambio di denaro! Di questo passo finiremo nei guai, corriamo! Ma io voglio combattere, Morgana! Che palle! Sai che mi frega? Io posso combattere! Perché le guardie della security si trasformano in mostri? E cosa sono quei poteri sovrannaturali? Si tratta forse delle persone di cui parlavate? Ti sembra il momento di certe domande? Dobbiamo ritirarci, Makoto! Non allontanarti mai da noi! Corriamo, forza! Presto, Joker! L'uscita è laggiù! Non c'è qualcuno con cui combattere, io mi stavo divertendo. Non finiscono più. Ragazzi, sembrate in difficoltà. Come osi sgattaiolare in questo modo, Kaneshiro? Mi rubi le parole di bocca. Comunque, devo ringraziarvi per avermi portato queste autentiche meraviglie. È ora di che vi togliate di mezzo. Gestire una banca non è affatto semplice, per questo mi libro dei clienti problematici. Per far sparire un moccioso impertinente basterà dare l'esempio in quell'altro mondo. Adesso basta! Oh, non rovinerei mai una risorsa come te. Loro sono cadaveri ambulanti, ma tu starei bene. Comunque, tua sorella è una vera bellezza. Farò di lei la mia schiava. E non appena mi sarò annoiato, la metterò in vendita. Oh, povera sorella. Avrebbe avuto successo nella vita se solo la sua sorellina non fosse stata tanto stupida. Mia sorella non ha niente a che fare con tutto questo. Allora da domani ti converrà procurarti dei clienti. Ti basterà tenere duro e fare come ti viene detto. Tenere duro. Fare come mi viene detto. Racimolerai 3 milioni in un batter d'occhio. La tua vita e tutto il resto invece andranno in mille pezzi. Sono rimasta ad ascoltarti anche fin troppo. Chiudi quella fogna, brutto stronzo mangia soldi. Qualcuno si sta risvegliando, Hai deciso di percorrere la strada del conflitto? Belle le scene del risveglio, santo cielo. Nanji Wanaru.
Minchia! Io mi chiedo come sarebbe stata effettivamente la persona di uno come Mishima. C'è un video parodia ed è anche interessante, però niente di realistico, insomma. Oh, ma guarda, una bella moto. Brum brum brum. E tutti e due. C'è una cosa su Makoto che vi dirò più avanti, quando si verrà introdotto un altro personaggio. Non so fra quanto di preciso, ma vi dirò una cosa molto interessante. Dai, su, è il momento di combattere. Johanna! Finalmente combattiamo, eh? Qua mi sa che qualcuno è debole al nucleare, vero? Non fate gli arroganti, solo perché di solito mi comporto bene. Ho smesso di fare la brava. Infatti sei una motociclista. Avanti, Johanna, a tutta birra! Il nemico è scosso, butta la terra e apriti un varco. Tocca a te quindi, eh? Debole al nucleare, ma pensa un po'. Johanna! Direi di staffettare a noi. Addormentare tutti gli altri. Dormite per me. Poi attacco tecnico. Grandi danni. Ottimo colpo, Joker. Adesso leviamoci da qui. La mia strategia ha funzionato in fin dei conti. Commozione cerebrale. Danno fisico leggero a tutti i nemici. Bassa chance di amnesia. Danno fisico leggero a un nemico. Togliamo questo. Devo sistemare le abilità di Ryuji. Sono tutte messe a caso. Ora sappiamo come entrare. Abbiamo centrato l'obiettivo. E come facciamo a uscire? C'è una sola via d'uscita, vero? Così sei l'erede della divina scuola del ladri fantasma, eh? Devo prenderti a schiaffi? Vi aprirò la strada, seguitemi! Brum brum brum! Cacchio! Ok, via libera! Trasformazione! Salite! Allora vi opponete nonostante tutto? Molto bene, vi aspetterò. Nel mondo reale non avrete scampo, e nemmeno qui, grazie al mio sistema di sicurezza. Non importa cosa farete, potete dire addio al vostro futuro. Kaneshiro. Piccolo paciotto Kaneshiro. Che hai la voce palesemente di Freezer. Cacchio, è stato brutale. Altro che Aikido, gli hai fatto il culo a strisce. Ci penserò due volte prima di farla arrabbiare. Ho la sensazione che potrebbe staccarmi un braccio. Beh, l'energia che emana sembra proprio quella. Oh, smettetela. Era da tempo che non mi sentivo così stanca. Però è stato grandioso. Non avrei mai pensato di poter diventare uno dei ladri fantasma a cui stavo dando la caccia. A mia sorella verrebbe un colpo se lo venisse a sapere. Anche prima ne stavi parlando. È un procuratore del distretto. Sta indagando sui ladri fantasma. Ehi, non è una brutta notizia. Non c'è da preoccuparsi. Una normale indagine non potrebbe mai scoprire un mondo come quello. E a pensarci bene, quel che è successo sembra opera del fato. Che intendi dire? Non posso essere come mia sorella. Sapevo che un giorno non saremmo più andate d'accordo. Sono grata di avere una sorella che lavora così duramente, ma a volte provo pena per lei. E dopo aver sentito la voce della mia persona, ho capito cosa provo veramente.
Sembri non essere così riservata come dai a vedere. Stavo solo facendo quello che gli adulti mi dicevano di fare. Non sarebbe perfetta come nostra consigliera. È impavida e una mente acuta. Per me va bene, ci serviva da un pezzo un tipo così. Per me sarebbe un onore potervi aiutare. Beh, c'era troppo testosterone da queste parti. Mi fa piacere aver... È Kaneshiro, vuole ricordarci del nostro debito. Quindi il Kaneshiro di questo mondo non sa cos'è accaduto nel palazzo. Esatto, ma se la cognizione del vero Kaneshiro dovesse cambiare, il suo palazzo ne risentirebbe. Allora sarà molto meglio non entrare in contatto con lui, a meno che non sia strettamente necessario. Restano solo 2 settimane, Per non parlare di quel sistema di sicurezza. Però se ci riuscissimo sarebbe veramente grandioso. Lo schiacceremo come un insetto. Si pentirà di avermi fatto arrabbiare. A ogni modo, iniziamo domani la nostra missione. Per prima cosa dobbiamo trovare una strada per il tesoro. Vedo che finalmente ci state prendendo la mano. Aspetterò la vostra chiamata. Perfetto, ci penso io a chiamarti. Le moto sono una figata. Magari fosse così la mia persona. La tua persona stava su una barca e adesso sta su una nuvola Speedy, Ryuji. La tua una nave, non più. Coso, stai scherzando? Le moto sono molto più tamarre delle barche. Come quella canzone, I'm a Phantom on a Steel Horse, High Ride. Non dire cose del genere. E giusto per la cronaca, io non mi considero wanted. Onestamente, mi sorprende che tu sappia guidare una moto, Nijima-senpai. Hai la patente? Certo, regolare. Fico, non vedo l'ora di prenderla anch'io. Detto questo, posso cambiare discorso un secondo? Che succede? Scusatemi tutti. So di non essere nella posizione di dirlo, lo so. Ma voglio comunque scusarmi. Tutto questo casino è successo per colpa delle mie azioni. E come se non bastasse, avevo frainteso le vostre intenzioni. Se solo mi fossi resa conto di cosa stava succedendo a Suzui-san. Su, non serve che ne parli adesso. A quanto pare abbiamo tutti delle questioni in sospeso. Non è però il momento per tirare fuori questa merda. Non dobbiamo occuparci di Kaneshiro. Ha ragione, capisco. Mi assicurerò comunque di non rallentarvi. Beh, fino a poco fa eravamo ai ferri corti. Ma Ryuji ha ragione, dobbiamo lavorare insieme per farcela. Va bene, non sarà difficile. I consigli di Makoto sembrano affidabili. Adesso però abbiamo a che fare con un vero criminale. Occhi aperti, ok? Ehi, è arrivato un pacco per te. Ah, finalmente. Ria di Dirin e il recupero Ro 100 mg. È il mio ordine fatto l'altro giorno. Ripristina 100 HP di un alleato. Wow. Rianima un alleato del 50% degli HP. Beh, comunque mica è male. Abbiamo 18 caffè e 4 curry. Forse è per questo che il nostro amico Sojiro non mi dice più nulla. Può essere, eh?